Ciao a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e benvenuti a questo webinar, questo trading live sui certificati Von Tobel. Ricordiamo che in particolare quest'oggi abbiamo due persone che saranno con noi durante l'arco del webinar, che sono Simone Vallino di BinQBank e Francesca Fossatelli di Von Tobel, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Perfetto, oggi sarà un webinar interessante perché andremo a vedere da un lato che cosa sono i leva fissa, come funzionano i vari prodotti offerti da Von Tobel e poi Bink ci spiegherà come mai questi prodotti possono essere tradati sulla loro piattaforma a condizioni vantaggiose. Poi andremo a dare anche uno sguardo alla ETCAP dove Von Tobel è main sponsor e Bink appunto supporta questa iniziativa appunto tramite la sua partecipazione, la possibilità appunto di poter partecipare attraverso un conto. Ma veniamo al sito Von Tobel che è certificati.vontobel.com e andiamo a vedere quelli che sono i prodotti. Von Tobel offre sostanzialmente dei prodotti a leva e dei prodotti di investimento. Soprattutto recentemente c'è stata l'introduzione dei bonus e dei bonus cap, di cui parleremo più avanti, ma Von Tobel nei mesi scorsi è stata, anche negli anni scorsi, è stata molto forte per quelli che erano i certificati tracker. Se andate a vedere nella nostra sezione appunto relativa ai certificati, scorrendo troverete appunto i vari prodotti di Von Tobel di cui abbiamo parlato, tra cui appunto i certificati tracker, e ce ne sono di diversi. Ci sono quello sulla Via della Seta che io ho comprato, molto molto bello, il Best of Italia che è il mio preferito in assoluto, e diciamo questa è un po' l'offerta. Però, come sapete, Von Tobel a livello di volumi, a livello di negoziazione è molto forte anche sui leva fissa, che sono prodotti, adesso lo vedremo per il tramite appunto della presentazione, prodotti che vanno molto bene nell'intraday se si vuole appunto beneficiare di quello che è il cosiddetto effetto leva. Io, se sei d'accordo, Francesca, farei una carrellata sulla tua presentazione, magari poi a un certo punto facciamo anche intervenire Simone. Partiamo da qui? Sì, per me va benissimo. Dicevi bene, Enrico, che diciamo, siamo molto forti sui certificati a leva fissa, siamo il secondo emittente nel 2019 in termini di volumi scambiati e di trade effettuate, ma siamo anche l'emittente con gamma più ampia perché abbiamo 370 strumenti quotati sul CEDX di Borsa Italiana, prodotti long e short che permettono di prendere una posizione al rialzo o al ribasso sui diversi sottostanti, quindi su azioni, indici azionari, commodities, materie prime, ma anche per esempio sul fund. Quindi abbiamo una gamma molto ampia di certificati a leva fissa, quindi con diverse leve, ma anche e soprattutto con diversi sottostanti. Direi di partire dal funzionamento di come funziona un certificato a leva fissa. Innanzitutto il certificato a leva fissa è uno dei certificati a leva più semplici. Perché? Perché il prezzo del certificato a leva fissa dipende solo e esclusivamente dalla performance del sottostante. Come funziona? In modo molto semplice. Si va a vedere la performance giornaliera del sottostante e la performance giornaliera del sottostante viene moltiplicata per il livello di leva. Quindi il certificato va a replicare uno a uno l'andamento del sottostante moltiplicandolo per una leva. La leva può andare da 2 a 7 volte, quindi 2, 3, 4, 5, 6 o 7 volte. La massima leva consentita sul CEDX di Borsa Italiana quindi è 7. Non si sale sopra questo livello di leva. È importante capire come funziona a livello di calcolo di performance, quindi quale performance viene utilizzata per moltiplicarla poi per la leva. È la performance del sottostante rispetto alla chiusura del giorno precedente. Quindi il leva fissa di diciamo, quotato oggi sul mercato oggi andrà a replicare, quindi a calcolare come performance la performance di prezzo, quindi il prezzo di oggi, ad esempio, del FTSE MIB rispetto al prezzo di chiusura della giornata precedente, ossia di ieri. La performance
questa performance giornaliera viene moltiplicata per il livello di leva. Abbiamo un esempio alla slide 7, che che stiamo illustra, vedendo in questo diciamo, momento. perfetto, proprio in modo semplice, il funzionamento del certificato a leva. Quindi noi abbiamo una variazione del QFIB, ad esempio al giorno 1 dello 0,2%, questa viene moltiplicata per 7, quindi è un 1,4%, e questa è la variazione del certificato a leva fissa. Dato che la performance giornaliera, quindi la performance che va poi moltiplicata per la leva, si aggiorna ogni giorno perché dipende dal prezzo di chiusura del giorno antecedente, abbiamo il cosiddetto meccanismo di restriking, quindi ogni giorno si calcola la performance da un nuovo livello di prezzo, quindi da il nuovo livello di prezzo che è la chiusura del giorno antecedente del sottostante. Questo meccanismo di restriking crea il cosiddetto compounding effect, di cui si sente molto parlare, che in realtà è un meccanismo matematico che funziona in modo molto semplice. Perché? Perché c'è sicuramente un disallineamento tra la performance del sottostante nel multi-day moltiplicata per la leva rispetto alla performance del certificato a leva fissa nel multi-day. Il compounding effect non è un effetto di per sé sempre negativo. Perché? Perché se noi andiamo a vedere proprio dalla slide 7, il compounding effect nel caso si realizza un trend positivo e ho acquistato un certificato a leva 7, a leva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma comunque long, o se ho un certificato a leva fissa short e ho un trend negativo, in quel caso il compounding effect ha un effetto positivo, quindi va a aumentare la performance del certificato rispetto alla performance del sottostante nel multi-day moltiplicata per la leva. Quando il compounding effect ha un effetto negativo? Lo vediamo nella slide 8. Quindi se abbiamo un andamento laterale dell'attività finanziaria sottostante, il compounding effect va a togliere il nostro rendimento. Questo è importante perché? Perché il certificato a leva fissa è un certificato adatto a dei trend a rialzo, in questo caso il certificato a leva fissa long, trend a ribasso, certificato a leva fissa short. Se si realizza un trend, quindi se non abbiamo il mercato laterale, che poi è diciamo, il nemico diciamo, del certificato a leva fissa, se abbiamo un mercato caratterizzato da un trend rialzo o ribasso, il certificato a leva fissa performa in modo perfetto proprio perché non solo diciamo, moltiplica la performance del sottostante per una leva, ma ha anche un compounding effect che aiuta ad aumentare tale performance. I certificati a leva fissa sono certificati molto scambiati sulla Sedex di Borsa Italiana, diciamo che superano il 50% come categoria di prodotto a livello di scambi totali del mercato Sedex, quindi sono anche la categoria di prodotto più scambiata in assoluto. Sono anche certificati, come dicevamo, semplici. Perché? Perché il prezzo del leva fissa dipende solo esclusivamente dalla performance del sottostante, quindi non abbiamo il livello di volatilità o ad esempio il dividend yield o ad esempio anche l'andamento dei tassi di interesse che impattano questo tipologia di prodotto. Mentre noi ad esempio abbiamo questa tipologia di impatto di livelli, se vogliamo, secondari a livello di pricing, quindi di co altre componenti come appunto soprattutto la volatilità che impattano sul coverage warrant ma anche sui certificati a leva dinamica. Sul leva fissa invece il funzionamento è molto semplice, si va a vedere la performance di prezzo. Guarda, Francesca, io ti fermerei un secondo perché voglio far vedere due cose, se sei d'accordo. Allora, sul nostro sito, nella sezione certificati, trovate le famiglie di certificati e effettivamente trovate i certificati a leva con leva fissa o leva variabile. Quindi trovate proprio le varie distinzioni. In particolare, prima poi abbiamo parlato dei tracker e dei bonus. Se andate su tipologie di certificati, trovate i certificati bonus cap e i benchmark, che sono di fatto i tracker. Quindi, se volete capire come funzionano o come, diciamo, sono strutturati questi prodotti, li trovate nella nostra Academy. Inoltre, sul sito di Vontobel, per quanto riguarda i leva fissa, che sono 370, come giustamente ricordava Francesca, voi cliccate su leva fissa.
E qui li potete andare a selezionare, quindi potete andare a selezionare leva fissa, long o short, su indici per esempio, e la leva che volete utilizzare per esempio 7. Da ultimo ti faccio vedere una cosa, così poi dopo possiamo andare avanti, però almeno a livello pratico le persone riescono diciamo a vederli, a capirli subito. Vi faccio vedere, questi sono per esempio quelli sul FTSE MIB. Molto interessante, basta andare a prendere il codice ISIN, inserirlo all'interno della piattaforma, quindi andate a prendere il codice ISIN, lo inserite all'interno della piattaforma e qui vi compare il book di negoziazione. Perché ve lo voglio far vedere? Perché nella piattaforma di Bink, diciamo, l'inserimento degli ordini è abbastanza semplice, quindi secondo me è un'ottima piattaforma per tradare questo tipo di prodotti, ma soprattutto almeno vedete all'atto pratico effettivamente come funzionano questo tipo di prodotti e come effettivamente cambiano e possono essere comprati o venduti. Se vuoi andare avanti tu, Francesca, possiamo andare avanti, se no possiamo far intervenire l'amico Simone che magari ci spiega, ci dice due parole su Bink, qual è l'offerta di Bink e in particolare che cosa state facendo insieme per i TPACAP. Sì, direi proprio di lasciare la parola a Simone. Va bene, così poi andiamo avanti. Allora, Simone, questo è il vostro sito. Io sai che faccio trading con la vostra piattaforma da anni perché mi trovo Bene, molto molto bene, bene. molto bene. Allora, sul nostro sito possiamo vedere tutte le informazioni legate alla nostra offerta. In particolare, in questo periodo abbiamo un'offerta per poter diventare cliente. Avendo un trading bonus di 300 euro che dura per 3 mesi. Questo trading bonus noi perché lo diamo? Lo diamo no, per dare la possibilità al cliente di utilizzare la nostra piattaforma per la prima volta senza pagare le commissioni. Il cliente può utilizzare anche un conto demo per vedere i nostri servizi. Ma in questa maniera qua il cliente, poiché non ha nessun costo di apertura e nessun costo di chiusura, può utilizzare il nostro conto inizialmente per fare diciamo, i primi trade e vedere come si comporta la nostra piattaforma senza pagare le commissioni. E quindi questa è un'agevolazione, si invoglia sia ad aprire il conto, ma ha la sua vera funzione nel permettere di togliere quella barriera all'ingresso, di dire io apro il conto, lo voglio provare, ma se faccio i primi trade pago le commissioni. No, il cliente che vuole provare il nostro conto può aprirlo, fare operazioni gratuite per 300 euro e al limite, se proprio non gli piace la piattaforma, non gli piace il nostro servizio, può chiuderlo senza nessun costo. Quindi questa è la vera funzionalità e per avere tutti i clienti nuovi che siano soddisfatti dei nostri servizi e iniziano senza pagare alcun costo. Tornando Bene. invece all'offerta che abbiamo e la partnership che abbiamo con Vontobel, noi è da tempo che offriamo un cosiddetto zero fee, ossia azzeriamo le commissioni di negoziazione naturalmente sotto alcuni vincoli che il controvalore sia almeno di 1.500 euro. Cosa offriamo? Offriamo tutta la gamma quotata sul Sedex dei prodotti di Vontobel. Quindi parliamo di leva fissa che abbiamo già ampiamente discusso, i covered warrant e tutti i tracker certificate. In più è notizia proprio di questi giorni, Vontobel ha iniziato anche ad emettere bonus certificate e anche questi rientreranno nella promozione zero fee. Perché è importante anche questo accordo in tema ITCAP? Perché il cliente aprendo il conto in Bink e partecipando all'ITCAP ha la possibilità di negoziare gli strumenti di Vontobel anche in questo caso a zero commissioni e quindi avere anche una performance migliore nelle performance calcolate per la classifica di TK, perché non abbiamo la componente della commissione nel calcolo delle performance.
Che cos'è l'ITCAP? Volete dire due parole su l'ITCAP? Così magari facciamo anche partecipare qualcuno dei presenti, insomma. Che Parto cos'è io? l'ITCAP? Enrico, se vuoi prendo la parola io, poi se Simone vuole aggiungere qualcosa. Noi abbiamo lanciato questa seconda in realtà edizione, perché quest'anno l'ITCAP si è esplicitata in due edizioni, una prima con premiazioni all'ITForum di Rimini e la seconda l'ITCAP Winter che è partita lunedì 23 settembre. E durerà per 2 mesi e avrà la premiazione il 27 novembre all'ITForum di Milano. Che cos'è l'ITCAP? È una competizione di trading con denaro reale che ormai diciamo, è famosa da 21 anni, dove hanno partecipato anche nelle passate edizioni i trader che al tempo non erano famosi, che poi sono diventati famosi proprio grazie all'ITCAP, e nell'ultima edizione l'ITCAP si è concentrata solo sul settore certificati, quindi strumenti quotati sul Sedex in Borsa Italiana e in particolare essendo sponsorizzata da Fontobel emessi proprio da noi. Il campionato che finalità ha? Il campionato vuole trovare i talenti del trading italiano, quindi quello che andiamo a fare con il campionato è studiare l'operatività dei trader che vi partecipano e, come nel caso di due partecipanti all'ITCAP della scorsa edizione, ad esempio, sono poi entrati anche a far parte della nostra InvestTV, quindi della TV che va in onda tutti i giorni, dove c'è una sfida tra due trader famosi a cui partecipi anche tu, Enrico, tra l'altro. Dove abbiamo appunto incluso nella cerchia anche questi due trader che si sono distinti all'interno della precedente competizione. Certo. L'ITCAP funziona in modo molto semplice, quindi si apre un conto con uno dei broker convenzionati, tra cui anche Bink, e si inizia a tradare sui certificati e covered warrant quotati sul Sedex ed emessi da Fontobel. Chi fa la performance migliore vince. Nel calcolo della performance vengono incluse anche le commissioni di negoziazione. Questo è un punto importante perché è una performance reale, è quello che poi effettivamente va nelle tasche del trader alla fine del campionato. Quindi comunque è importante proprio perché non è una simulazione di trading ma con denaro reale. Quindi le performance poi sono state effettivamente fatte da tutti i trader partecipanti. La scorsa edizione è andata molto bene perché diciamo, i primi 10 classificati superavano il 10%, erano in territorio positivo e superavano il 10% di performance in un mese. Ci aspettiamo più o meno almeno le stesse performance quest'anno. Abbiamo dei partecipanti famosi, diciamo, all'interno dei concorrenti veri e propri dell'ITCAP. Troviamo Tony Cialipuviani, Giorgio Pallini, Nicola Para, Fabrizio Minciotti, Antonio Landolfi. Quindi troviamo dei trader che effettivamente si sono messi in gioco anche all'interno di questa competizione, quindi l'ITCAP in questo modo diventa anche un modo non solo per testare la propria strategia e mettersi in gioco, ma anche per sfidare i top trader. Certo, no, è una bellissima iniziativa. Quindi io direi, mi raccomando, allora se volete partecipare all'ITCAP, ovviamente io vi dico, utilizzo la piattaforma di Bink. Ti dico Simone perché io utilizzo la piattaforma di Bink, perché mi piace, perché Vediamo secondo se è me la a stessa differenza... cosa che penso io. Vediamo se è la stessa cosa che penso io. No, secondo No. me no, perché è una particolarità, cioè perché io tenendo presente che ho il conto con quasi tutti gli intermediari, perché mi piace usare Bink? Perché è tra i vari intermediari quello che ha l'offerta più ampia. Quindi se a me viene lo sgribizzo di andare a comprare un titolo, per esempio, sul mercato canadese, per dire, Bink lo offre. Cioè, tra le varie attività, appunto, tra i vari motivi, appunto, per i quali a me piace Bink, oltre al fatto che ha gli accordi zero fico, i certificati, eccetera, 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 è
è l'offerta piuttosto ampia del, diciamo, del prodotto. Quindi secondo me è un'ottima Io volevo, soluzione, se insomma. posso aggiungere qualcos'altro, legato sia all'ITCAP che alla nostra offerta, quindi mi ricollego a quello che diceva Francesca, il fatto di utilizzare Bink e avere l'accordo zero fee ti permette, poiché si sta operando con denaro reale, di avere performance migliori in quanto nelle performance non vengono calcolate le commissioni pagate in quanto vengono rimborsate. Inoltre, aprendo il conto adesso, il cliente ha pure on top 300 euro di trading bonus, diciamo che è un'offerta, diciamo, da non perdere. Oltre al fatto che è anche divertente confrontarsi con dei top trader e quindi sfidarli sicuramente. L'altra cosa Certo. che ti volevo dire è che per quanto riguarda proprio i certificati, se puoi far vedere un attimo la nostra piattaforma, noi abbiamo Certo. cercato di impegnarci per rendere il trading sui certificati il più semplice possibile. Normalmente i certificati di qualsiasi genere, che siano leva fissa, tracker o bonus, eccetera, hanno una descrizione abbastanza criptica all'interno del sito di Borsa Italiana. Perché? Perché cercano di mettere tantissime informazioni dentro la descrizione. Noi invece abbiamo cercato di dare le informazioni basilari, principali nella descrizione, in modo che il cliente riesca a identificare facilmente uno strumento e capirne subito di che cosa sta negoziando. In questo caso vai a vedere proprio che il Von Tobel FTSE MIB per 7 long è molto chiaro di cosa si sta trattando, mentre alcune Sì, voi descrizioni mettete che... il KID proprio all'interno del ticket di negoziazione, lo sto Certo, facendo vedere in questo certo. momento E quindi e questo è molto l'altra molto utile. particolarità per poter avere, diciamo, tutte le informazioni legate al titolo prima di poter prendere una posizione. Questo io ritengo che Bink ha fatto un grosso sforzo in questo senso e direi che abbiamo un'offerta proprio, diciamo, che abbiamo facilitato il cliente nel reperimento delle informazioni legate agli strumenti finanziari, ma soprattutto per quanto riguarda i certificati. Ecco, una cosa, già che ci siamo, già che siamo sulla piattaforma, io direi provo a mettere un ordine in modo tale che vi faccio vedere proprio come funziona. Guardate come siamo messi. Allora, questo è il grafico del FTSE MIB, apertura molto negativa, minimo, altro minimo, probabilmente arriveremo a toccare o a rompere questi minimi. Quindi io mi metto leggermente più in basso rispetto a questi minimi e cercherò di mettermi long. Lo faccio per due ragioni. Il primo perché ho tre future short, quindi comunque in qualche modo copro la mia posizione ribassista, dall'altro perché voglio cercare di sfruttare un movimento magari breve utilizzando l'effetto leva. Vi faccio vedere come si mette l'ordine. Facciamo 300 pezzi, non è una size particolarmente elevata, valgono 4 euro, quindi sono 1200 euro di controllo, ora sono un 7000 euro, 8000 euro di esposizione, anche un po' poco, cioè facciamo qualcosina in più. Anche Quindi perché questo è facendo un 400, Enrico, hai un controvalore superiore ai 1500 euro e quindi avresti poi l'eventuale rimborso della commissione. perfetto, allora lo faccio così. No, è giusto per farlo vedere, così almeno, quindi minimo 400, 4,15 ci mettiamo nel book, così facciamo vedere anche come inviamo l'ordine e dovremmo comparire qua. Eccoci qua, questo sono io. Eccolo qui, 4,15. Adesso se qualcuno vende ci eseguono. Dovrebbero eseguirci nel giro di breve. Sostanzialmente, vedete, l'ordine dovrebbe entrare qua. Avremo uno stop abbastanza stretto. Secondo me ci esegue Von Tobel nel giro di qualche minuto. Così almeno abbiamo fatto vedere anche qualcosa di operativo. Ok? Cosa si può perdere? Ovviamente, adesso lo vediamo insieme a Francesca. Io, Simone, so che tu hai tanti impegni. Quindi, se vuoi, ti congedo. Se vuoi restare, ovviamente, puoi restare insieme a Io noi. invece vi saluto tutti i partecipanti a questo webinar e ci sentiamo magari per un altro appuntamento o direttamente presso alla premiazione finale. Certo, io sarò presente, quindi ci saremo.
Benissimo, allora andiamo avanti con Francesca, andiamo avanti a vedere la presentazione e i vari prodotti. Tra l'altro, hai visto nella pagina di Bink, quella sui vari prodotti, questo qua era il prodotto del quale parlavo prima, che è il Best of Italia, quindi questo qua è l'Aisin, lo vedete. Questo è uno dei miei prodotti preferiti, perché andatevi a leggere l'articolo e il video perché è veramente interessante. Quindi, Francesca, per me possiamo andare avanti. Io nel frattempo comincerò a monitorare la posizione che, vi ricordo, è ancora pendente, non siamo ancora entrati, ma appunto la monitoreremo. Quindi andiamo avanti Sì, sul resto. Enrico, io parlerei di una cosa che viene spesso chiesta dai clienti che operano anche da diversi anni sui Devafissa, ma che spesso non conoscono, che la troviamo in slide, ossia la reset barrier o barriera di ricalcolo, perché in genere i certificati a leva dinamica hanno una barriera che se toccata determina il knockout del prodotto, quindi una perdita. Nel caso di alcuni leva dinamica totale, nel caso di altri parziale, che è, diciamo, possibile anche perdita totale del capitale investito. Nel caso dei leva fissa non c'è una barriera knockout, questo è importante dirlo. C'è una barriera di reset o di ricalcolo. Che cosa è questa barriera? È una barriera posta nella direzione opposta rispetto a quella desiderata, quindi se abbiamo un certificato leva fissa long avremo una barriera più bassa Qui rispetto al sotto. valore sottostante, se abbiamo esatto sotto, se invece abbiamo un leva fissa short l'avremo sopra in quel caso. Che cosa succede se viene toccata questo livello di barriera? Innanzitutto la barriera dipende dal livello di strike, quindi dal livello dal quale calcoliamo la performance del sottostante e quindi viene aggiornata giornalmente, così come il livello di strike. Questa barriera, se toccata, non determina il knockout, quindi la perdita totale o parziale del capitale investito, ma determina semplicemente, è come se riiniziasse una nuova giornata di negoziazione. Questo meccanismo è stato introdotto per i prodotti con leve molto alte soprattutto, è applicato a tutti i certificati a leva fissa, ma l'idea iniziale era quella di non far andare a un livello molto basso, quindi non far scendere il prezzo del leva fissa se all'interno della singola giornata di negoziazione se becchiamo, diciamo, un trend completamente opposto rispetto a quello desiderato. Quindi se abbiamo Lo comprato un leva fissa long. spiego in maniera molto rozza, Francesca, perché so che tu sei una Sì. professionista e non puoi essere rozza. Lo spiego io, diciamo, in maniera un po' più grossolana. Se abbiamo un leva 7, il FTSE MIB dovesse fare meno 15 senza questa barriera di ricalcolo, il prodotto andrebbe a zero e si estinguerebbe. Quindi questo è pensato proprio per evitare appunto che il certificato vada a zero. Quindi a un certo punto si ferma tutto e si ricalcola, giusto? Sì, dobbiamo pensarla, diciamo, è come un attutire il colpo, tra virgolette. Quindi sicuramente il prodotto sarà sceso perché abbiamo realizzato una performance negativa, però abbiamo una sorta di attutire il colpo, ecco. Perché? Perché praticamente quando si tocca la barriera è come se si riparte da una nuova giornata di negoziazione, quindi si va a riprendere un nuovo strike. Quindi la nuova performance che viene moltiplicata per 7 in questo caso sarà calcolata rispetto al nuovo livello di strike, quindi a un nuovo livello di valutazione, quindi al nuovo prezzo che è quello più basso. Quindi in realtà tenderemo a andare a zero, ma molto meno velocemente rispetto al caso in cui la fissa non avesse questa rivolgenza. Questa barriera di reset, per tutti i certificati all'estero sul SEDEX, quindi non è solo per i certificati Fontobel, ma è tutti i certificati. So che alcuni clienti ogni tanto vedono esplicitato sul nostro sito in modo molto chiaro la barriera, quindi si chiedono che cos'è. È semplicemente una barriera di reset che serve appunto, è a favore, diciamo, dell'investitore, ecco.
Non è serve una per barriera da tutelarlo, una caos. sorta di cuscinetto protettivo, via, se vogliamo, visto che prima Esatto. ci prendevamo in giro su di airbag, è vero che non c'entra niente con, diciamo, il meccanismo del certificato airbag, però diciamo è una sorta di protezione che l'investitore ha. Allora, Francesca, prima di andare avanti, voglio far vedere sulla piattaforma di Bink che siamo entrati col nostro prodotto, quindi FTSE MIB EVA 7 Long, quindi vedete c'è questo livello di rottura, siamo entrati a mercato a questo livello, quindi siamo entrati long. Visto che il buon Simone ci regala le commissioni e su questi prodotti non si pagano le commissioni, io ho già messo un ordine di vendita, lo vedete qua, a 4,26. Quindi siamo entrati a mercato, adesso aspettiamo che ci sia un rimbalzo, in questo caso usciremmo con un nostro profitto appunto in tempo reale su questo strumento. Ovviamente io ho fatto una size piccola aumentando il valore delle size, questo vedete il mio eseguito, vedete 400 pezzi alle 11:26:53 secondi, ovviamente aumentando il valore della size anche quello che ti rimane in mano come risultato è molto molto operativo. Ovviamente adesso mi aspetto una rottura di questi livelli, quindi si poteva comprare anche a un livello più basso, solo che volevo entrare, volevo farvi vedere un trade, quindi secondo me questi livelli verranno rotti, ci sarà una piccola accelerazione, se poi vedremo un'ombra, quindi i prezzi che ritornano indietro da questi livelli abbastanza velocemente, potrebbe esserci una ripartenza. Quindi quello secondo me era un bel livello per provare un ingresso. Io sono entrato abbastanza serenamente perché appunto in questo momento sono comunque più esposto short, come vedete, rispetto a un posizionamento long. Però diciamo che nel breve questo è un tradettino che si può tranquillamente fare. Andiamo avanti quindi, Francesca, non ti voglio rubare tempo. Sì, Enrico, io ti volevo fare una domanda in questo caso. Sui certificati a leva fissa, quando operi, consideri anche il livello di prezzo? Livello di prezzo di che cosa? Del Del certificato o del sicuro? certificato, sì, del certificato. Ma sicuramente, guarda, il livello di prezzo è importante, infatti bisogna andare a cercare il prodotto più efficiente, quindi quello magari che ha uno spread minore o che diciamo è prezzato meglio. Su questo forse tu sei più tecnica, riesci a spiegare un pochettino la differenza tra questi prodotti, è questo che mi volevi chiedere, giusto? Sì, perché allora moltissimi trader effettivamente hanno una sorta di distorsione data da chi acquista azioni tendenzialmente, perché quando si acquista l'azione ovviamente più cheap, quindi meno costosa è l'azione, maggiore diciamo è tra virgolette, il rendimento. Non è la stessa cosa con i certificati, quindi quando andiamo a vedere i certificati dobbiamo considerare sì il livello di prezzo. Ma sicuramente la cosa da considerare è uno, il livello di spread in percentuale, quindi ogni volta se magari lo spread in assoluto è più basso, può essere magari che il certificato che ha un prezzo più alto ha uno spread a livello percentuale più basso. E dato che comunque tutti i certificati a leva sono quotati su livelli di prezzo molto bassi, quindi non sono quotati su 1.000 euro, ma hanno dei prezzi che vanno da pochi centesimi a una trentina d'euro, quindi diciamo in linea generale vengono emessi sui 10 euro. Quindi poi effettivamente anche come livello di investimento permettono anche di modulare un'eventuale strategia con più sottostanti. La cosa importante da considerare è il livello di prezzo sui certificati a leva fissa, ma in generale su tutti i certificati, perché i certificati che hanno un livello di prezzo più alto sono anche quelli che replicano più facilmente, in modo più fedele, l'andamento del sottostante. Questo perché? Perché il prezzo è formato, diciamo, da quattro cifre decimali, quindi dopo la virgola ci sono solo quattro cifre su cui far vedere la propria performance. Quindi se abbiamo un prodotto che è in terza o quarta cifra decimale, ha solo una cifra per far vedere la performance. Quindi in questo caso è meno sensibile alle variazioni del sottostante. Chi riproduce più fedelmente è chi ha a disposizione altre cifre decimali. Quindi se abbiamo prodotti a partire, diciamo, da 1 euro, 2 euro, 3 euro, avendo tutte le cifre decimali, sono in grado di verificare in modo più fedele anche l'andamento del sottostante. Quindi all'interno della nostra gamma,
diversi certificati all'EVAFIS, quindi abbiamo dei certificati che hanno magari le stesse identiche caratteristiche, quindi sono certificati all'EVAFIS 7 per long sul FUZIMIB. Abbiamo diverse opzioni su questa tipologia di certificato. Ovviamente il certificato che replica più fedelmente è quello che ha almeno 4 cifre decimali. Questa è una cosa non banale, tra virgolette, su cui c'è spesso una distorsione anche nel comportamento dei trader, che è importante da tenere in conto. Quindi diciamo che ovviamente voi fate più emissioni e quindi all'interno dell'emissione date un'occhiata e cercate di trovare quelli che sono i prodotti più efficienti. Quindi non sempre quello più liquido è il più efficiente, ma in generale probabilmente quello di nuova emissione tendenzialmente dovrebbe essere migliore rispetto a quello, diciamo, più vecchio, più datato, generalmente così. E quindi insomma, quindi ho fatto bene a tradare questo prodotto, questo sul 4 e quello sui 4 euro, giusto? Sa che abbiamo un problema di collegamento con Francesca, allora andiamo, mentre probabilmente si ricollega, andiamo a vedere quello che sta avvenendo sul grafico. Come vedete, appunto, ci aspettavamo la rottura dei livelli di minimo, la rottura dei livelli di minimo è avvenuta, adesso da questi livelli potrebbe esserci tranquillamente una ripartenza dei prezzi, quindi cerchiamo di sfruttare quello che potrebbe essere appunto una ripartenza dei prezzi in questo momento. Quindi diciamo, questa è un pochettino la nostra view. Staremo a vedere se ripartirà. Ovviamente il certificato, secondo me, dovesse il FTSE MIB tornare in area 21.800 punti, questo stiamo parlando di indice, da lì potrebbe esserci una ripartenza ancora più forte, quindi a quel punto terrei in portafoglio il certificato. Diciamo, comunque, secondo me, sarebbe un ottimo trade a quel punto. Bene. Andiamo avanti e vediamo quella che è quella che è appunto l'investimento con le opportunità e i rischi. L'abbiamo visto prima, utilizzo ottimale in caso di trend stabili dei prezzi e rischio di perdita appunto parziale o totale del capitale investito. Questo l'abbiamo visto insieme. Per quanto riguarda Fontobel, volevo segnalarvi che vi sono diciamo, dei servizi come le newsletter settimanali, quindi idee di investimento, Weekly Note, InvestTV e il Focus del consulente, che sono sicuramente delle cose interessanti che trovate all'interno del sito. Abbiamo parlato delle commissioni zero e dell'ETCAP. Adesso vorrei fare due parole invece con riferimento a quella che è i nuovi bonus e i bonus cap certificate. Ne abbiamo parlato, cosa sono e come funzionano i bonus cap. Tra l'altro già la settimana prossima faremo un video su i nuovi prodotti in emissione, quindi con i nuovi prodotti che saranno disponibili da parte di Vontobel con diversi sottostanti. Cerchiamo di capire che cos'è un bonus cap. Sostanzialmente è un prodotto da investimento, ovvero è un prodotto dove si va a investire su un determinato prodotto e si cerca di e portarlo a scadenza o comunque fare un minimo di operatività. Come funziona? Se il sottostante non viola il livello di barriera che viene posto, sostanzialmente il certificato rimborsa quello che è diciamo, il valore di realizzo più il bonus. Quindi, se il sottostante invece ha violato il livello di barriera, l'investitore riceve un importo commisurato alla performance del sottostante. Quindi, tradotto, se il sottostante dovesse andare male, toccare il livello di barriera, diciamo, alla fine appunto si andrà a vedere la performance del sottostante e l'investitore riceverebbe esattamente quell'importo. Potrebbe anche andare bene, perché potrebbe succedere che il mercato, facciamo finta che questo sia uno dei sottostanti, va giù,
tocca il livello di barriera e poi torna su. E quindi diciamo non è escluso che, cioè, diciamo, non è detto che si concluda comunque con una perdita. Vediamo i vari scenari. Se il sottostante appunto non ha mai violato la barriera, se il sottostante a scadenza è quota ad un prezzo compreso tra la barriera e il livello di bonus, l'investitore riceve il bonus. Okay. Se il sottostante a scadenza quota ad un prezzo compreso tra la barriera e il cap, l'investitore riceve un importo commisurato alla performance del sottostante. Se il sottostante a scadenza quota sopra il cap, l'investitore riceve il cap. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi strumenti sono, da un lato, ti offrono un po' di protezione perché sono certificati, diciamo, a capitale condizionatamente protetto, dall'altro ti dicono: sì, ma se il tuo sottostante fa più 80%, io ti do soltanto una parte, che è quella che arriva fino al cap. Ok? Quindi il massimo del rendimento è conosciuto a priori ed è equivalente a quello che è il valore del cap. Il caso successivo, appunto, se il sottostante ha violato la barriera, l'investitore riceve un importo commisurato alla performance. Su Ok? questo Enrico vorrei aggiungere una Ti cosa avevamo perso, perché Francesca, per questo sì, sono lo andato so, avanti. scusate. Su questo vorrei aggiungere una cosa perché effettivamente noi abbiamo fatto questa prima emissione dove 5 dei 6 bonus cap hanno la barriera che non coincide, diciamo, il livello di bonus che non coincide con il livello di cap. Questa è un po' una cosa nuova per il mercato italiano, perché in genere il bonus e il cap coincidono. Quindi se mi va bene, quindi se non tocco mai la barriera, a scadenza prendo il bonus, che coincide anche con il cap, quindi con il massimo rendimento possibile. Altrimenti se va male, quindi se tocca la barriera, probabilmente prendo un importo commisurato alla performance del sottostante che potrebbe essere sotto il bonus e quindi anche sotto il cap. Se invece ho toccato la barriera ma il sottostante si è rialzato, posso comunque avere un rendimento positivo. Nel caso invece in cui ho un bonus cap certificate che ha un bonus diverso dal cap, quindi è la slide 26, in questo caso ho un cap, quindi un massimo rendimento ottenibile superiore al livello bonus. Quindi se il sottostante rimane, tra virgolette, all'interno del corridoio compreso tra la barriera e il bonus, in quel caso prendo il bonus. Se però il sottostante supera il livello di bonus, in quel caso io è come se avessi comprato l'azione, quindi prendo la performance, diciamo, del sottostante 1-1, quindi seguo il sottostante 1-1. Il che significa Lo che se io vediamo ho un qui. Eccolo bonus, sì. qui, lo Quindi sto faccio evidenziando. un esempio molto chiaro. Il bonus cap su Intesa San Paolo, che ha una barriera all'85% e un bonus al 118,35%. Il che significa che se io supero questo 18,35%, quindi se Intesa San Paolo fa una performance entro scadenza un anno superiore al 18,35%, io comunque prendo la performance superiore, quindi se ho un più 20% da parte di Intesa, in quel caso prendo più 20, quindi il mio certificato a scadenza varrà 120 euro. Questo succede fino al livello di cap, quindi in questo caso il cap è a 136,11%, quindi significa che il mio massimo rendimento disponibile è 136,11 euro. Questo è importante perché se acquisto un bonus con l'idea che diciamo, il sottostante abbia un andamento laterale, posso acquistare un bonus come quello per esempio su Enel, dove il bonus e il cap coincidono. Quindi in quel caso so, tra virgolette, la mia previsione è che il sottostante rimanga all'interno del corridoio tra barriera e livello di bonus. Quindi penso che Enel non salga sopra il 108,72% in questo caso. Se invece a livello, diciamo, di previsioni prevedo che comunque ci possa essere un rialzo oltre il livello di bonus, allora a quel punto o si acquista un bonus cap certificate con cap diverso dal bonus o si acquista un bonus certificate senza cap, quindi è in questo caso il grafico della slide 28. In quel caso, una volta superato il bonus, si va 1-1 con il sottostante. Quindi
Quindi dipende un po' da qual è l'aspettativa, quindi quanto rialzo penso che possa avere il sottostante. Se penso che possa andare oltre il livello bonus fino a un certo livello, quindi a quel punto può essere interessante un bonus con cap e cap diverso dal bonus, altrimenti può essere interessante magari dire sì, mi voglio, diciamo, tra virgolette, coprire, quindi mettere una barriera al ribasso sul sottostante, ma comunque voglio prendermi tutto il rialzo del sottostante se ci fosse entro la scadenza. In quel caso, allora il prodotto più efficiente è il bonus certificate, quindi il bonus senza cap. Guarda, sai che quindi vediamoli bene, questi sono i certificati. Allora vedi, 108,72, 108,72, primo caso spiegato da te, Enel, in questo caso di fatto non hai che secondo me questo era il grosso problema dei bonus cap, che oltre un tot non andavano. Quindi questo qua di fatto è uguale a quello che fanno tutti gli emittenti, senza fare nomi. Esatto, esatto. Questo qua ti consente, questo su intesa, di andare fino al 136%, quindi eliminando, diciamo, il limite di un potenziale rialzo di Intesa San Paolo. Quindi qui evitiamo il discorso della barriera, che poi alla fine la barriera ci interessa fino a un certo punto, nel senso che se poi la tocca e poi torna su, tu prendi comunque fino al 136%. Certo. Quindi se la verità è che tu questo prodotto lo compri se sei convinto che Intesa salirà. Giusto, per cui hai Allora, comunque diciamo un'aspettativa. che il punto è, in generale, il trader o l'investitore di bonus cap ha una view, rialzista, ma fino a un certo punto se il bonus Moderata. e il cap, diciamo, coincidono. Perché ovviamente diciamo, l'acquirente del bonus cap su Enel, se pensa che Enel possa salire oltre il 108,72%, con questa tipologia di prodotto si perde una parte di rendimento. Quindi se noi pensiamo che Enel faccia il 20%, ci siamo persi un 12% circa. Quindi è Certo. un prodotto per mercati laterali o comunque leggermente rialzisti o ribassisti. Nel caso in cui però ci vogliamo comunque esporre anche sull'eventuale rialzo del sottostante, ci sono le due scelte, o un bonus cap con cap diverso da bonus, quindi tutti gli altri prodotti dei bonus cap, tranne il certificato Enel, hanno questa tipologia di caratteristica, quindi hanno un cap più alto del bonus, quindi tra il livello di bonus e il livello del cap andiamo uno a uno con l'azione, oppure a quel punto abbiamo un bonus senza cap, che è diciamo, la lista di prodotti slide 29. Quindi in questo caso, se l'azione si rialza oltre il livello di bonus, noi siamo uno a uno con l'azione. Quindi in quel caso si può dire che l'investitore finale a quel punto non pensa solo che il mercato possa essere laterale, ma anche rialzista. Quindi in quel caso si va semplicemente a proteggere con la barriera nel caso di un ribasso dell'azione, ma è uno a uno con l'azione oltre il bonus. Questo è interessante. E invece se dovesse salire poco, comunque riesci a prendere il bonus. Una cosa che ti domando, ci fanno una domanda, ci dicono su Eni il bonus è del 6,42. Io non lo vedo però il certificato su Eni. Tu sai se c'è Sì, un... perché il certificato su Eni è, diciamo, della precedente emissione, Ah, appartiene, allora diciamo, vedi che all'emissione precedente, per c'è. quello non lo vediamo in tabella. Allora, Ok. nel certificato su Eni dovrebbe essere attualmente sotto la pari, quindi se non erro lo possiamo magari vedere Ah, anche ma quello su Eni è online. quello che ho comprato io, no? Penso che sia Sì, è proprio quello quello che ho che hai preso. comprato tu, tra È quello che ho l'altro. comprato io, allora ho capito, esatto. Allora, lo spiego io questa cosa qua. Perfetto. No, allora Sergio, quello su Eni ha un pricing molto più basso, quindi in realtà, guarda, quello lì l'ho preso io. Tu c'hai l'ISIN sotto mano? Allora, ve lo cerco subito. Lo Così troviamo almeno lo anche facciamo nel vedere. sito.
Ah, è vero, lo possiamo prendere dal sito, giustamente. Allora, prodotti di investimento, così lo facciamo vedere. Qui c'è un discorso legato al prezzo, bonus certificate, ok. Sì, perché diciamo, il punto anche dei bonus cap certificate, cioè diciamo varie segnalazioni diciamo, da parte di trader e investitori sono i prodotti 800, perché tutti i prodotti 800 hanno ovviamente un rendimento massimo più alto rispetto al rendimento dell'emissione. Quindi se io ho un prodotto emesso a 100 che attualmente quota 93, 94, 95, 96, anche 98, comunque permette di avere un rendimento rispetto al rendimento dell'emissione più alto rispetto agli altri bonus. Quindi per questo vengono anche individuati come prodotti più attraenti da un punto di vista di rendimento, proprio perché è come se alzassimo il cap, tra virgolette. Esatto, guarda, io questo qui l'ho acquistato, quindi in realtà l'ho preso anch'io. Qui il fatto è che è come se tu avessi spostato, Sergio, diciamo, se non fosse centrato sui 100, se vogliamo dire così, ma fosse centrato un po' più in basso. Quindi in realtà, viene acquistato su un livello più basso. Vedi che quota 91 è qualcosa, ve l'ho fatto vedere adesso. Quindi in realtà è attrattivo per questa ragione. Ovviamente poi dobbiamo sperare che Eni si vada ad apprezzare. Qui avete il KID, ve lo faccio vedere direttamente dalla piattaforma di Vink, dove te lo puoi scaricare e dove effettivamente vedi l'importo massimo è 6,42, quindi avevi ragione, 106,42, ma ovviamente c'è stato un prezzo di emissione più basso, quindi diciamo hai cercato di, sei stato, insomma, appunto però ha cercato di sfruttare questa cosa. Bene, dai, quindi insomma, allora vuol dire, vedi Francesca, che comunque vengono osservati anche da chi ci segue i tuoi prodotti, quindi Sì, mi fa piacere. sicuramente hanno già iniziato a scambiare, anche perché anche a livello di spread, non so se hai notato Enrico, ma gli spread sono molto contenuti anche rispetto alla media di mercato, quindi poi effettivamente riescono a, se vogliamo, sono studiati sul livello di sottostante, quindi come vedi le barriere non sono uguali per tutti i sottostanti, il livello di bonus e di cap non è uguale per tutti i sottostanti. E anche la scadenza non è uguale per tutto il sottostante, quindi sono tutti prodotti studiati per il mercato italiano sui diversi sottostanti, anche in base al consensus degli analisti, in base all'andamento storico dell'azione. E tra l'altro il prodotto quello su Enel, che è l'unico che ha bonus uguale al cap, è un prodotto tra virgolette studiato da Tony Scioli Puviani, quindi è un prodotto proprio studiato sulla view di un trader. Quindi poi effettivamente sono prodotti che nascono per i trader e per gli investitori, con i trader e con gli investitori anche sulla base di quello che ci è stato richiesto dai clienti, perché poi la grossa problematica del bonus era che appunto se c'era un rialzo più alto del bonus, purtroppo il bonus non riusciva a tenerlo. E proprio sulla base 80%. di Lo sto vedendo, ho preso il grafico di Enel perché Tony è un furbacchione, nel senso che Enel è un titolo che storicamente è molto molto stabile, quindi sai, è una bella idea, insomma, cercare di andare a prendere un titolo non eccessivamente volatile. Un 20% di ritracciamento su Enel è un valore diciamo che ci può stare, quindi con ogni probabilità Tony dice: se mi faccio l'8% a un anno, tutto sommato sono contento di più del dividendo. Mi immagino, perché io immagino come pensa Tony. Tony dice: boh, se Eni rimane lì, bene, mi faccio un 8% e più di quello che paga di dividendo, mi sta bene. Cioè, ragazzi, comunque oggi ci sono i tassi a zero, quindi tutto sommato fare un 8% in un anno, 8,72, è tanta roba. Quindi ci sta come ragionamento. Poi, tra l'altro, su questo prodotto diciamo, è stato studiato anche in ottica abbastanza prudenziale, perché come vedi la barriera è all'80%, non un 85%, nonostante siamo ecco, su una scadenza abbastanza breve, perché comunque è un anno. Però
proprio perché comunque si prevedeva, diciamo, la view di Tony è sempre rialzista su Enel. Ha scritto proprio un articolo su un altro sito web, proprio su questa tipologia di sottostante per il lancio del prodotto. Ovviamente, andando su un bonus su Enel, il rendimento sarebbe stato molto più basso, quindi se non avessimo cappato e quindi se non avessimo messo il cap al bonus, non saremmo riusciti a dare un 8,72. Anche per questo è stato studiato con il trader proprio per ottenere nelle condizioni attuali di mercato il massimo rendimento per quel livello di rischio. Spieghiamolo per tutti, la coperta è corta, quindi tu puoi lavorare sulla scadenza, sulla barriera o sul cap. Quindi tu da una parte Vontobel ti deve tirare la coperta, quindi avreste potuto dare probabilmente un cap più alto se aveste messo la barriera al 90%, avreste potuto cambiare qualcosa magari mandando il prodotto al 2022 e avanti così. Quindi in realtà è normale che, come in tutte le cose, bisogna trovare un compromesso di efficienza. E questo mi sembra un prodotto dove il cap lo puoi anche mettere, perché come dicevo in un articolo che ho fatto l'altro giorno su un altro prodotto da investimento, mi sembra fosse non mi ricordo se era Bayer o un altro, ho detto: se sale e ci portiamo a casa questo rendimento, sicuramente non siamo depressi. Cioè, se noi domani Enel dovesse essere a 10 euro, per intenderci, quindi una performance eccezionale, noi comunque in un anno avremmo fatto l'8,72% e tutto sommato nessuno si strapperebbe le vesti, giusto, Francesca? Sì, il Quindi discorso infatti è proprio quello, si va, diciamo, il discorso in generale sui certificati di investimento, ma anche sui bonus, si va a rinunciare a un rendimento che è quello dato dal dividendo per trovare una protezione che è quella data dalla barriera. Quindi ci si protegge, diciamo, da un ribasso limitato del sottostante, in questo caso da un ribasso del 20% entro un anno, quindi entro la scadenza, rinunciando al dividendo di ENI, ma comunque ottenendo un rendimento che è quello bonus. Quindi se anche abbiamo un ribasso del sottostante, otteniamo comunque il bonus. certo, l'importante è appunto che non si vada a rompere Che non si il tocca la livello di barriera. barriera. Esatto. Per Esatto. dire, il discorso cambia molto su STM, su Prysmian e su altre cose, su UniCredit, che ovviamente sono dei sottostanti decisamente più volatili, insomma. Quindi diciamo, questa è un Certo, po' certo. la cosa. Ovviamente anche qui ne parliamo di rendimenti. Se tu vai a prendere un sottostante estremamente volatile, è evidente che i rendimenti poi aumentano. So che avete fatto anche una quotazione recentemente sul titolo Bayer. In questo momento gira molto bene, perché in seguito alle cause che ci sono state sul glifosato, il titolo è diventato estremamente volatile, ma secondo me rappresenta comunque un'eccellenza all'interno dei titoli quotati in Germania. Quindi non penso che Bayer fallirà, e in questa fase ci sono, diciamo, i certificati tendono a girare molto bene perché c'è un aumento della volatilità. Mi sbaglio o è corretto? No, non ti sbagli, infatti è anche uno dei sottostanti, diciamo, che ci richiedono clienti privati e istituzionali, ma proprio perché ogni volta che si va a aumentare la volatilità, aumenta ovviamente la possibilità di toccare, la probabilità di poi di toccare la barriera, e quindi aumenta anche il rendimento. Quindi in realtà la volatilità non deve essere vista negativamente sui certificati, perché effettivamente non è di per sé un evento negativo, perché va a aumentare il rendimento. Ovviamente aumenta anche il rischio. Certo, Quindi guarda come. se andiamo a vedere, ho inserito anche il livello di rischio all'interno della tabella. Per esempio, il certificato su Enel, come dicevi tu, è tra virgolette più safe, quindi anche meno rischioso, ha un livello di rischio 5 su 7, gli altri, come dicevamo, hanno un livello di rischio 6 su 7, anche il certificato su Bayer ha un livello di rischio 6 su 7. Ecco, questo lo trovate nel KID. Il KID, ricordiamo, è un documento legale obbligatorio che include le informazioni chiave, quindi tutto quello che c'è da sapere sul certificato. Tra
Tenete presente che qui trovate tutto. Quindi mi raccomando, anche il livello di rischio, questo è obbligatorio inserirlo all'interno del documento. E quindi ovviamente più è alto, più va verso 7, più è il prodotto rischioso. Quindi i leva che abbiamo visto prima hanno un livello 7, più si va verso l'1, probabilmente l'1 saranno i certificati a capitale protetto con protezione al 100%, roba di questo tipo. Immagino, ma saranno 1 o 2. Quindi altre cose, vabbè, ovviamente sui certificati c'è il rischio emittente, ma in questo caso stiamo parlando di una banca, diciamo svizzera, in questo caso tedesca, perché l'emittente è la banca tedesca, però appunto con una storia e quindi diciamo lo definirei trascurabile. Il rating te lo ricordi di Von Sì, Tobel? il rating di Moody's è una A3 e quindi siamo tra i quattro emittenti con rating più alto su Selex di Borsa Italiana, quindi anche tra i quattro emittenti con rischio più basso a livello di rischio emittente. Quindi Quindi effettivamente dicevi giustamente il rating è alto, quindi anche il rischio emittente è basso. Siamo appunto sul livello di rating più alto che ha a disposizione attualmente tra gli emittenti del SEDEX. diciamo, questo è estremamente interessante e vale la pena ricordarlo perché tante volte uno sottovaluta quello che è il rischio emittente, invece è un qualcosa che esiste. Detto questo, guarda che bella analisi che avevamo fatto, Francesca. Va, abbiamo detto, vanno a spazzolare i minimi più in basso e poi riparte un pochettino. Noi stiamo guadagnando due soldi sul nostro certificato, ma secondo me andrà a colpire il nostro livello di target. Quindi dai, tutto sommato è stato un bel webinar, l'analisi è stata buona. Io lascerei a te lo spazio per i saluti, se vuoi dire qualcosa in Sì, particolare. Enrico, io ricorderei giusto i contatti per qualsiasi informazione inerente ai certificati covered warrant, ma anche ai nostri servizi. Quindi abbiamo una mail certificati@vontobel.com, vontobel.com, e abbiamo un numero verde che è 800 798 693. Quindi al numero verde rispondiamo tutti i giorni di mercato aperto dalle 8 alle 18. Per ogni domanda che c'è sui certificati, ovviamente rimandiamo sia al nostro sito che ovviamente ai nostri contatti a cui ci trovate sempre, ecco. Ecco, da ultimo aggiungo io una cosa, in questo caso stiamo parlando di prodotti strutturati ad elevata complessità che potrebbero non essere, diciamo, compresi da tutti gli investitori. Vi ricordo che è cosa saggia contattare il proprio consulente di fiducia in caso di domande, richieste o chiarimenti e in ogni caso, io oggi ho fatto una bella carrellata e tutto quanto, però l'unico soggetto autorizzato a darvi informazioni, a spiegarvi e a dirvi effettivamente come funziona questo strumento è l'emittente. Quindi, se non avete capito qualcosa, non venite a chiederlo a me, io cercherò di rispondermi, però in generale, se un prodotto non è chiaro, chiamate Francesca, Federico, insomma, il team di Von Tobel o scrivete una mail e loro sono, diciamo, le uniche persone autorizzate a darvi supporto in questo senso. Bene, io Francesca ti ringrazio, ti saluto e a breve appunto spero di vederti anche di persona. Grazie, grazie a te Enrico, e buona giornata a tutti e buon trading e buona fortuna con il trade. Grazie.